Rieccoci in diretta, è qui con noi Viola Carofalo, buonasera. Buonasera. E Viola Carofalo, portavoce di Potere al Popolo, lista che ovviamente anche lei concorre a queste elezioni del 4 di marzo. Riguardo a Maria Elena Boschi, ma lei mi chiede un giudizio da donna a donna, ma io do un giudizio da cittadina, perché per me il fatto che una persona sia donna o sia uomo, come dire, non ne fa la qualità positiva o la qualità negativa. Penso che Maria Elena Boschi sia perfettamente in linea con la politica del PD. Penso che si sia anche prestata a questa storia di farsi candidare, no? Non nella sua città ma altrove, per evitare critiche, e penso che questo sia indegno. Ma l'avrei detto lo stesso se fosse stato un uomo. Io non ho nessun odio nei confronti delle donne, anzi, io credo che le donne debbano essere solidali, ma quando fanno il bene delle altre donne. Una donna che ha consentito la precarizzazione del lavoro, la distruzione della sanità, ha attaccato per prime le altre donne, perché noi queste cose le viviamo doppiamente. Perché se uno deve gestire una famiglia, e è inutile dirci che, ci piaccia o meno, è ancora sulle spalle delle donne, se uno deve come dire, conciliare i tempi di vita, e per le donne è più difficile, e gli viene precarizzato il lavoro completamente, e la Boschi in questo è complice, è una donna che non è amica delle donne. Quindi il fatto che poi porti la gonna o che sia biologicamente donna non la rende più amica o più simpatica. Poi, e aggiungo soltanto questo sulle candidature, noi non abbiamo paracadutato nessuno, non abbiamo fatto il giochetto con le donne, io a questo ci tengo perché sono donna. Noi non abbiamo candidato la stessa donna in 5 collegi, in 3 collegi, in 4 collegi per tenere il posto a qualcun altro. Sono monocandidature. Ma lei è candidata? No, io sono portavoce.